Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ. Oggi siamo Minecraft. Raga, è uscito dopo secoli. Cioè, questo ragazzi, allora, vi spiego, è il videogame che sto aspettando da mesi. Credo che sia uno degli horror più attesi dell'anno, addirittura più di Amnesia, al secondo capitolo. Che sto aspettando anche quello, però questo qui è Minecraft, uno degli horror più attesi proprio dell'anno in generale. Dopo secoli è uscito e quindi direi che possiamo iniziare. Abbiamo comunque visto il trailer di Minecraft. Non ho ben presente se quelle erano delle scene di gioco vero o era solo un trailer. Comunque vabbè, era stupendo, una cosa assurda. Non mi ricordo dove ho messo il defibrillatore, ma vabbè. Cioè, sto guidando, ragazzi, ci siamo. Voglio Radio 105! Dov'è tutto esaurito, maledizione? Raga, stiamo andando da qualche parte. Ok, perfetto, c'è un castello, fantastico. E qualcosa mi dice che passeremo la notte lì dentro. E qualcosa mi dice che non è la scelta giusta. Però lo stiamo facendo lo stesso. Non chiediamoci il perché. Cioè, allora, la macchina funziona. È il primo horror che vedo che... Cos'è? Mount Massive Asylum. Asylum significa manicomio, credo. Non vorrei fare un fail, però vabbè. Ci siamo, ragazzi. C'è qualcuno? Portinaio? Casellante? Mi fa passare, sono FaviJ. C'ho la tessera. C'ho la tessera FaviJ. Non funziona, vero? Ah, prendiamo le chiavi. Raga, la macchina è qui comunque. Nel caso possiamo buttarci fuori dalla finestra e scappare. Cosa che non si può fare. 17 settembre 2013. Ma non siamo ancora al 17 settembre. È un gioco del futuro. Fantastico. Non mi conosci. Piacere FaviJ, non c'è problema. Possiamo porre rimedio. Devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico nella clinica psichiatrica Murkoff di Mount Massive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza. Ma non me ne frega un cazzo. Ah, faccelo cazzo. Per me quelli possono tutti andare a fare in culo. E poi dicono che sono volgare io. Vabbè, lì dentro succedono delle cose orribili. Non riesco a capire, anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre, quelli di Murkoff fanno i soldi. Devono saperlo tutti. Ok. C'è una... Ah, prendiamo le pile in stile Slender e la videocamera, ragazzi. Fantastico, sarà epico. Adesso giriamo un nuovo film, Esp 3. By FaviJ. No, Dio mio, ragazzi, ma che grafica c'ha? Cioè, io pensavo seriamente che quello fosse un trailer. Ma la grafica è questa. Che roba è questa? Ma è un film. Io giuro, ragazzi, devo trovare il defibrillatore assolutamente, perché qua finisce male, lo so. Ok, ci siamo, stiamo uscendo. Bene, direi che ci siamo, ragazzi, posso muovermi. C'è una telecamera di sicurezza, cazzo. Faccio tipo Solid Snake alla stealth. Ok, non ci ha visti, ma ho mancato la porta. Fantastico. Cos'è, un computer? Facebook? Posso loggare? Penso che nel manicomio qualcuno controlli la posta su Facebook, quindi ci penserò dopo. E permesso? Sono il citofono. Per aprire con un colpo una porta, premi il pulsante sinistro del mouse. Ok, per aprirla lentamente non ho letto, ma non importa. Ah, devo... Ok, devo trascinare, perfetto. Per sollevare la videocamera, premi il pulsante destro. Sì, questo c'era arrivato. Vabbè, in poche parole, per sollevare le note devo far così. Cioè, devo inquadrare gli oggetti, va benissimo così. Tra l'altro è pieno di macchine qua fuori, quindi posso scappare. Ricordiamoci solo dove è l'entrata. Aspettate che sono al citofono. Suono, maledetto stronzo, raga, non risponde nessuno al citofono. Penserà che siamo i testimoni di Geo, ma non è così. Sfonda la porta, maledetto. Vabbè, allora facciamo così. Io prendo un camion e ci sfondo la finestra di prepotenza, perché così almeno siamo sicuri che entriamo. Mi sa che c'è una porta sul retro tipo questa. Sì, infatti. Facciamo come i cani, entriamo così. Potevo entrare dalla porticina del cane. Se mi mettevate le crocchette lo facevo subito. Quando la videocamera è accesa puoi ingrandire o ridurre la visuale con mouse su e mouse giù. Ah, che figo, non lo sapevo. Ragazzi, posso fare le inquadrature HD 3D High Definition. Boh, entriamo, dai, perché sennò stiamo troppo fuori. E fa freddo! Non si aprono le porte, raga, come cazzo entro? Non si può entrare. Allora, io mi devo inventare qualcosa per entrare, perché non si può entrare. Il mio istinto di Assassin's Creed mi sta chiamando. Ragazzi, so come fare. Ho capito tutto. Vabbè, allora, io voglio soltanto sapere una cosa. Mi sa bene che ho trovato quella nota che mi dice che fanno degli esperimenti e va bene. Però, perché io devo andare? Perché proprio io devo andare a controllare sti posti? Non può farlo qualcun altro, no, devo andare io. E devo improvvisarmi anche Ezio Auditore, se no non va bene. Vabbè, siamo dentro quasi. Sì, raga! Ok, non è l'accoglienza che mi aspettavo. Bene così. Per attivare gli infrarossi
premi F. Ricordati che i infralosti consumano batterie, usali con criterio. Alla Sprinter Cell, ragazzi, si vede al buio, fantastico. Non si vede una mazza se non uso gli infrarossi, bene così. Vabbè, usciamo di qua, tanto qua c'è luce. Tieni premuto. No, non faccio il tempo a leggere, ragazzi. Io non leggo nei videogiochi. Io non ho mai giocato a un videogame con questa atmosfera. Cioè, vi giuro. Mi scusi, fratello, devo andare e mi chiamano. Sì, ma frate, bastava dirlo e me ne andavo, eh. Cioè, non c'è bisogno di farmi spaventare così. Grazie mille. Apriamo la porta, via di qui, grazie. Raga, vi giuro, il trailer non era una cinematica. Il gioco è veramente così. Non ci posso credere che c'ha sta grafica. Per attraversare una strettoia. Ragazzi, sto gioco è un qualcosa di assurdo. Cioè, veramente incredibile. Non vedo l'ora di continuarlo nei prossimi episodi. Comunque, se il video vi è piaciuto, ragazzi, come al solito, lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook, come in ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Beh, ragazzi. Cioè, adesso si è oscurato tutto, non c'è più niente. Che cazzo è successo? Che cazzo era quella? Ragazzi!